A Nola le feste sembrano arrivate un mese prima. Come potete vedere, l'albero è già stato montato, così come le luminarie. Ma cosa ne pensate della cittadinanza? Le luminarie vanno bene. Va bene anche il presepe, quest'albero di Natale portato in piazza. Però voglio fare un'osservazione. Se questo costituisce un aggravio per le spese, metterle prima, queste luminarie e quest'albero di Natale, costituisce un aggravio per le spese comunali, non mi sta bene. Così devono fare, ogni anno, sempre di più anticipato, perché se no qua a Nola è un paese morto, magari un po' di movimento fa bene, come fa Salerno, come fanno in America, come fanno all'Inghilterra, anticipano sempre 3 mesi prima di Natale. Ma io penso che è una cosa buona perché, come tu, a tanti paesi, anche come Salerno, Salerno pure cioè, inizia un mese, 2 mesi prima. E fare queste cose qua significa fare le cose belle. E quando sono cose belle, si deve dare anche merito a chi le fa. Cioè, a Salerno già sono 15 giorni che hanno acceso, quindi anche a Nola noi, anche non è perché che copiamo, però comunque ci adattiamo ed andiamo avanti. A me mi avesse piaciuto l'albero con dei corpi rientranti, con dei santi dentro, più movimentato. A me è una cosa buona, perché comunque già addobbare la città è un gran merito, una grande cosa. Solo che, come diceva una collega, un'intervistata già, anche altri punti di Nola dovrebbero essere abbelliti come il centro, perché comunque anche altri punti di Nola sono importanti come il centro. Comunque io sono a favore di queste luminarie, quindi per me festeggiamo, poi vediamo dopo il Natale. No, sono d'accordo, basta che si faccia qualcosa qua in mezzo, è sempre buono, sono le luminarie, sono le giostrine, basta che si organizza qualcosa. Magari la tempistica è stata sbagliata oppure va bene per lei un mese prima. Ma va bene anche un mese prima, abbiamo approfittato di San Felice e abbiamo fatto una sola spesa. Io penso che non sia fatto bene, perché avrebbero potuto risparmiare i soldi di un mese prima e aggiustare tutte le buche per noi che non si può camminare. E forse era meglio che si avrebbero fatto 15 giorni prima. No, io dico un'altra volta, già avrei come felice.